Appassionati di calcio a 5, bentrovati in nuova puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Come ogni settimana seguiamo passo dopo passo tutti i campionati dalla A2 alla Serie B. In questa puntata parleremo dell'ennesima affermazione di Latina del campionato di A2, delle sconfitte riportate dalle formazioni fondane in Serie B e C1 e poi un'ampia panoramica come al solito su C2 e Serie D a cura di Daniele Porcelli. Tutto questo tra pochissimo. Come di consueto iniziamo con la serie A2, grande vittoria della squadra nerazzurra a Policoro contro la Libertas Eraclea, una gara che ha creato difficoltà solo a tratti ai ragazzi di mister Giampaolo. In rete sono andati Maina, autore di una tripletta, due volte Andrea Terenzi e per finire Bacoli. Ma vediamo il servizio confezionato dalla redazione di MNews TV. È amaro l'esordio in casa per mister Leo Tuoto, che al debutto al Palercole di Policoro sulla panchina della Libertas Eraclea. Gli ionici vengono infatti superati per 6-0 dal Rapido Latina, team in lotta per conquistare le vette della classifica del girone B del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Una partita sulla carta molto difficile che la giovane Libertas ha cercato di gestire nel primo tempo, subendo poi nettamente il gioco dei pontini. Che il Latina punti a portare a casa il punteggio pieno lo si capisce già dai primi minuti. Al secondo calcio di punizione, Maina raccoglie al centro e serve Terenzi sotto rete, quello che con un tocco, beffa Taibi e realizza l'1-0. Proprio l'estremo difensore ionico cerca l'effetto sorpresa con più tiri potentissimi dalla distanza che finiscono di poco fuori. Al tredicesimo il Latina ha l'occasione di raddoppiare, prima con Capitan Maina e poi con Rosati, il palo salva la porta rossonera. Capovolgimento di fronte, la Libertas sfiora il pareggio prima con Bavaresco e poi con Bassani. Ma al diciassettesimo gli ospiti trovano il secondo gol, Menini serve Maina appostato sulla fascia sinistra e la palla finisce nuovamente in rete. Pochi minuti dopo arriva la terza rete siglata Latina grazie al capitano Pontino che a metà campo ruba palla a Taibi e insacca nella rete vuota. Nella ripresa la Libertas cerca di accorciare ancora con un bolide dalla distanza dell'estremo difensore rossonero che poco dopo è chiamato a difendere la sua porta da un potente lancio di Battistoni. È solo il preludio della quarta rete che arriva all'ottavo grazie a Bacoli. Passano 3 minuti e Latina firma il 5-0 con Terenzi. Cospito all'occasione per accorciare le distanze, ma la palla finisce di poco fuori. E al tredicesimo arriva l'ultima rete Pontina. Tiro dalla distanza di Taibi, raccoglie Maina che approfitta proprio della porta sguarnita per realizzare la sua personale tripletta. La Libertas cerca ancora la via del gol e lo sfiora con Corbino, ma il fischio della sirena decreta la secca vittoria per il Latino, mentre gli ionici incassano la quarta sconfitta consecutiva, che li lascia ancora a 9 punti, ovvero terzultimo posto in classifica. A fine gara i commenti di mister Tuoto e dell'allenatore del Latina, Luca Giampaolo. Partita molto difficile, però ho visto una squadra che nella fase di non possesso palla si è mossa abbastanza bene. Io credo che un po' per l'età troppo giovane di questi ragazzi, hanno, hanno sulle spalle un peso notevole, sia per la qualità della squadra avversaria. Abbiamo fatto qualche errore di troppo che ci ha portato a essere in svantaggio il primo tempo di 3-0, che non meritavamo perché grosse azioni non avevamo concesse. Sui 3 gol ci sono state 2 palle nostre regalate all'avversario. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo diminuire, ridurre al minimo il danno cercando di fare meno errori possibili. Invece noi in questo momento, compresa la scorsa partita, facciamo sempre un errore, un primo un giocatore poi un altro, e questo influenza moltissimo sul risultato.
giocato, perché poi è una squadra legata a poche azioni in fase offensiva, quindi non possiamo regalare a questi squadroni due o tre gol ogni partita. Qui è un discorso che ognuno di noi sta facendo un piccolo errore e ci sta portando a soffrire tantissimo. Dobbiamo ridurre questo, dobbiamo lavorare tanto su questo, ecco. I ragazzi sono giovani, spero di potergli dare una mano in questo senso, spero che loro mi seguino, credino in quello che facciamo, credino nella mia filosofia, perché sono certo che con un po' di tempo possa dare qualche risultato. Luca Giampaolo, allenatore del Latina, qui era contro la Libertas, siete venuti a fare bottino pieno 6-0, risultato tondo. Sì, il risultato è stato tondo, ma in realtà la partita è stata più difficile di quella che dice il risultato, perché l'Eraclea fa un gioco che mette in difficoltà e soprattutto al primo tempo, nei primi 15 minuti di gioco, sono stati in partita, poi noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Sinceramente è ancora presto per guardare gli altri, noi adesso stiamo facendo il nostro percorso e stiamo facendo bene, sinceramente stiamo facendo molto bene e quindi ci prendiamo il buono che sta venendo da queste gare. La squadra pontina con questo successo si è garantita l'accesso alla Final 8 e ha approfittato del turno di riposo del Corigliano per portarsi a sole due lunghezze dalla capolista insieme alla Cascina Orte. Nel prossimo turno altra trasferta per il team del presidente La Starza. Avversario di turno sarà il Salinis, sconfitto nell'ultima giornata dall'Orte, che condivide proprio la seconda piazza con i pontini. Parliamo di Serie B e parliamo ancora di un passaggio a vuoto per il Fondi Calcio A5, che esce sconfitto dallo scontro salvezza in terra sarda contro la Ossi con il punteggio di 5-3. Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano e non ci sono particolari sussulti da segnalare. A rompere l'equilibrio pensano i padroni di casa, che si portano in vantaggio sfruttando perfettamente una ripartenza. Il Fondi c'è e reagisce prontamente, pareggiando dopo pochi minuti con Di Martino, autore di un gran gol da fuori area. Il primo tempo si chiude con un giusto 1-1, ma in apertura di ripresa la Futsal Ossi torna avanti, portandosi sul 2-1. La squadra di De Simoni però risponde colpo su colpo ed è ancora Di Martino a pareggiare i conti, capitalizzando al meglio un veloce contropiede dei rossoblù. A 5 minuti dal termine i sardi giocano la carta del portiere di movimento, ma è il Fondi ad andare a segno con l'astuto Frainetti, che ruba palla ed insacca per la rete del 2-3. Sembra la svolta del match, gli ospiti provano a portare a casa i tre punti, ma i padroni di casa insistono con la superiorità numerica e riescono a ribaltare il risultato. Nel finale sono i rossoblù a rischiare il tutto per tutto giocando con l'uomo in più, ma è ancora la Futsal Ossi ad andare a segno per il definitivo 5-3. Una sconfitta che pesa molto sulla classifica del team fondano, che scivola così all'ultimo posto, ma con dei segnali di ripresa molto importanti dai quali si può certamente ripartire per rialzare la testa il prima possibile. Prossimo turno sabato 21 dicembre alle 15:30 al Palazzetto di Fondi contro l'Elmas. Parliamo di Serie C1 e dunque parliamo di Gymnastic Studio, che perde l'imbattibilità casalinga per mano della Mirafin, che espugna il Palazzetto di Fondi con il risultato di 7-4. La gara si mette subito male per la squadra di Paluzzi, costretta ad inseguire dopo un terribile 0-2 partito nei primi 10 minuti. I fondani provano a reagire, ma Guastaferro e Capomaggio non capitalizzano due favorevoli occasioni. Ad accorciare le distanze su calcio di rigore ci pensa Bisecco, ma due minuti dopo la Mirafin si porta sul 3-1. In avvio di secondo tempo gli uomini di Paluzzi mettono in campo un grande orgoglio e in soli tre minuti ottengono il pareggio, approfittando di un momento di sbandamento tattico degli ospiti. A questo punto la Gymnastic Studio intravede il sorpasso, ma si spinge troppo in avanti e si espone al micidiale contropiede degli ospiti, che in soli 10 minuti si portano sul 3-7. Finirà poi appunto 7-4 per la Mirafin, con la squadra fondana che ha evidenziato un buon gioco in alcuni frangenti della gara, ma che non è stata capace di mantenere il ritmo degli avversari per tutto l'incontro. Nel prossimo turno la ginnastica affronterà in trasferta la capolista Circolo Tennis Euro, sabato 21 dicembre alle 15. E ora per gli altri campionati C2 e Serie D passiamo la parola al collega Daniele Porcelli.
Grazie Domenico e buonasera anche da parte mia, e quindi presto a leggere e conoscere tutto quello che è avvenuto per quanto riguarda il campionato regionale di Serie C2 con i risultati della 12ª giornata, campionato che si avvia quindi alla fine della prima parte, quindi con l'ultima giornata che si disputerà sabato prossimo si chiuderà il girone di andata. Risultati: CCP 1987 batte Città di Minturno Marina 11-1, Cisterna batte Anni Nuovi Ciampino 6-5, Connect Atletico Anzio Lavinio 9-2, Minturno Eagles Aprilia 8-3, ad Aprilia Vigor Cisterna 1994 batte Pontina Futsal 5-0, Real Castelfontana Città di Pontinia 4-2, a Velletri Terracina batte Velletri 2-1. E prima della lettura della classifica andiamo a seguire comunque il servizio realizzato da Gianluca Bologni per Minturno Eagles Aprilia. Bene, rientriamo in studio dopo aver visto le immagini di questa importante vittoria della formazione allenata da Andrea Cardillo con la doppietta realizzata soprattutto da Enrico Di Stasio, 19 reti per lui in questa stagione, 11 centri tra le mura di casa. Una classifica che vede ancora al comando il Real Castelfontana a 33 punti, segue a 5 lunghezze di ritardo il Minturno 28, si staccano gli Anni Nuovi Ciampino e restano a 25 punti, 20 punti invece per CCP 1987 e Terracina, Città di Minturno Marina 18, Eagles Aprilia 16, Velletri e Connect a 15, Atletico Anzio Lavinio 13, Cisterna 10, Vigor Cisterna 1994 a 9 punti, Città di Pontinia 8 punti e chiude la classifica la Pontina Futsal a 6 punti. C'è l'importante recupero in questa settimana, quello tra Cisterna e l'Eagles Aprilia, la possibilità
possibilità per entrambi proprio di far punti per questa classifica un po' deficitaria, soprattutto per la formazione allenata da Amleto Gioconi. Nel prossimo turno il Real Castelfontana farà visita al Terracina, al Pala Carucci, mentre il Minturno sarà impegnata a Cisterna contro la formazione allenata da Antonio Angeletti, la Vigor Cisterna 1994. Gli anni nuovi Ciampino invece affronteranno la Pontina Futsal tra le mura di casa, che l'Atletico Anzio Lavinio contro il CCP 1987, una sfida da seguire con molto interesse. E con il campionato regionale, quindi abbiamo archiviato la 12ª giornata, ci trasferiamo invece ai due raggruppamenti provinciali del campionato appunto di Serie D, dove spiccano proprio le 6 vittorie ottenute in trasferta, una sola vittoria ottenuta tra le mura di casa, quella dell'Accademia Sport nei confronti della Parrocchia San Giuseppe, 7-2 il risultato finale. Mentre vediamo intanto scorrere le immagini per quanto riguarda il confronto vinto dal Real Latina a Latina Scalo contro la formazione allenata da Ignazio Argiolas. I risultati della 10ª giornata: Accademia Sport, abbiamo detto, sulla Parrocchia San Giuseppe si impone per 7-2. A Rocca Massima Antonio Palluzzi batte Atletico Rocca Massima 8-6. A Borgo Flora Real Podegora espugna il campo del Flora 92 per 8-2. A Latina Scalo Sporting Giovani Risorse Latina Scalo Cimil 4-1. Real Terracina vittoria ad Aprilia contro la PR 2000 per 3-0. Virtus Latina Scalo Real Latina 2-3. La United Aprilia vince con la Virtus Terracina per 8-3. Importanti risultati, non cambia praticamente nulla nella parte alta della classifica, con la United Aprilia sempre in testa al girone con 27 punti. Tra l'altro la prossima settimana non sarà impegnata, chiuderà quindi l'anno proprio con questo ultimo confronto, in quanto la gara con l'Accademia Sport è stata posticipata al 4 di gennaio. Il Real Podegora mantiene quindi la scia della capolista a 23 punti. Accademia Sport e Sporting Giovani Risorse Real Terracina restano appaiati, si dividono la terza piazza con 22 punti, un ruolino di marcia molto importante per queste tre battistrada. Antonio Palluzzi risale la china, si porta a 19 punti, Atletico Rocca Massima Real Latina 16 punti, Latina Scalo Cimil 12, PR 2000 Aprilia 8, Virtus Terracina e Parrocchia San Giuseppe attestate a 6 punti, Flora 92 a 3, ancora a 0 punti Virtus Latina Scalo. Prima di passare al raggruppamento del Sud Pontino è giusto anche andare a seguire il servizio per la gara Atletico Rocca Massima e Antonio Palluzzi, terminata con la vittoria di quest'ultima, realizzato da Gianfranco Marceddu e da Enrico Pasquali Coluzzi. L'Atletico Rocca Massima vuole uscire dal tunnel che ha pericolosamente imboccato da un mese a questa parte dopo 5 vittorie consecutive nelle prime 5 giornate. Di fronte avrà l'Antonio Palluzzi, un avversario che ha i suoi stessi punti in classifica e che ha tutta l'intenzione in questo pomeriggio di vendere cara la pelle. È tutto pronto dunque per assistere a questo inizio di partita. Attenzione, possibilità adesso per la formazione dell'Atletico Rocca Massima con il numero 3 per due volte e poi c'è il gol da parte di Coppola, era stato Del Ferraro. Adesso c'è la solita incursione da parte di un incontenibile Del Ferraro che poi arriva fino alla capolinea. Del Ferraro show, lo stesso Del Ferraro finora indiscusso protagonista di questo match, mette per Gentili, schema che riesce alla perfezione, difficile da rimontare per la formazione di Antonio Palluzzi che ci ha provato con Foglietta che colpisce il palo, incredibile. Ancora una chance, il gol da parte del numero 5 Santone, bravissimo. Se ne va perna, è circondato da una serie di maglie bianche. Finta da parte di Marconi che finalmente riesce a liberare il suo sinistro. Ed è un sinistro terrificante, un sinistro che fa male, un sinistro che riapre la partita perché siamo adesso 3-2. Chiude ancora la traiettoria del passaggio Pagnanello e poi c'è il gol incredibile, disattenzione difensiva però della squadra dell'Atletico Rocca Massima che subisce il gol del 3 pari, che prende la rincorsa direttamente in porta e trova l'incrocio del Ferraro.
Ancora un pallone interessante da parte di Gentili, che giocata da parte di Gentili, che mette in condizione di segnare il più facile dei gol il proprio compagno di squadra, che riesce dunque a portare il risultato sul 6-3, rete realizzata da Pagnanello. Fischio che arriva in questo momento, parte Marconi, il tiro e il gol, dunque 6-4 Marconi. Attenzione, possibilità adesso per il Palluzzi, e c'è il gol da parte di Foglietta, che riesce a mandare a vuoto con questa scucchiaiata morbida, con questo lob, tutta la difesa dell'Atletico Rocca Massima. A questo punto torna ad essere nuovamente in bilico il risultato, 6-5. La situazione falli potrebbe fare la differenza in questa partita. Marconi fa filtrare questo pallone per Foglietta, ancora Marconi che non perdona e riesce dunque a centrare il pareggio. Chiusura difensiva, 2-1 per Antonio Palluzzi, attenzione Foglietta, gol incredibile! Incredibile capovolgimento di fronte, situazione ribaltata rispetto a 10 minuti fa. Lunga rincorsa, il tiro e la parata di Saccucci, ancora una volta strepitoso in questa circostanza Saccucci. C'è ancora una volta Quirino Marconi, che addirittura potrebbe dare il più 2 all'Antonio Palluzzi. Tiro di Marconi, ancora una volta trova l'incrocio dei pali. Quirino Marconi è riuscito con un tiro telecomandato ad infilare il portiere avversario Mozzetti ed è dunque 8-6. Finisce qui, finisce dunque il match con l'incredibile vittoria da parte dell'Antonio Palluzzi, che espugna il campo dell'Atletico Rocca Massima. Antonio Palluzzi che era praticamente spalle al muro sia nel primo tempo che nella ripresa, sotto di 3 gol è riuscita con una grande forza di carattere, con una grande determinazione a sovvertire, a ribaltare tutto e a portare dunque in cascina 3 punti pesantissimi nell'economia di questo campionato. Grazie al supporto delle immagini per quanto riguarda Atletico Rocca Massima e Antonio Palluzzi, quindi chiudiamo il servizio del raggruppamento A, ma andando prima a leggere il prossimo turno, come detto non ci sarà il confronto tra la United Aprilia e Accademia posticipato al 4 gennaio, l'undicesimo turno sarà aperto dai confronti tra Parrocchia San Giuseppe, Atletico Rocca Massima e Real Podegora Virtus Latina Scalo. Nel pomeriggio di sabato invece andranno di scena i confronti tra Antonio Palluzzi e Latina Scalo Cimil, Flora 92, PR 2000 Aprilia, Real Latina Virtus Terracina. Sabato sera invece il confronto del Pala Bianchini tra Sporting Giovani Risorse e Real Terracina, un confronto veramente da seguire e da non perdere per nessuna ragione. Totalmente differente il discorso per quanto concerne il raggruppamento del Sud Pontino, dove viene rispettato in pieno il fattore campo, 5 le vittorie ottenute dalle formazioni che erano impegnate in casa, nessun pareggio, solo una vittoria esterna, quella dell'Atletico Gaeta a Terracina contro lo Sporting 4-3 di misura. La formazione di Antonio Valente riscatta la scoppola di 7 giorni addietro contro l'Old Ranch e riprende il suo cammino. Cambia la testa invece del raggruppamento comandata da Lord Ranch 97, in quanto la vittoria sonante nei confronti del Flora 1905 la fanno balzare al comando, approfittando anche della partita che non fa classifica, quella della vittoria della Vis Fondi nei confronti della Virtus Fondi 12-2, ma il risultato non produce classifica. Andiamo comunque a vedere i risultati per questa decima giornata. Atletico Marano la batte Atletico Sperlonga 9-4. Old Ranch 97 Formia 1905 15-1. Olympus Sporting Club Ventotene 6-1. Palavagnoli Tremenzuoli 9-3. San Giovanni Spigno DLF Formia Calcio 5-2. E abbiamo detto anche della vittoria esterna dell'Atletico Aeta a Terracina contro lo Sporting di Riccardi. Per una classifica che vede al comando l'Old Ranch 97 a 24 punti, Vis Fondi 22, Atletico Gaeta 19, Atletico Maranola 17, Sporting Terracina 16, San Giovanni Spigno 15, Olympus Sporting Club 13, Tremenzuoli 12, risale il Palavagnoli che aggancia l'Atletico Sperlonga a 10 punti, DLF Formia Calcio 6 punti, Formia 1 punto, fanalino di coda il Ventotene. Il prossimo turno Atletico Gaeta, Atletico Maranola, Atletico Sperlonga, San Giovanni Spigno, DLF Formia, Olympus Sporting Club, Formia 1905
5 Sporting Terracina, Olderange, Vis Virtus Fondi, quindi per la formazione allenata da Giovannoni non ci sarà classifica, in quanto appunto la Virtus Fondi, abbiamo già detto, non produce fuori classifica, quindi non produce nessun cambiamento. Tremenzuoli, Vis Fondi e chiuderà il quadro della giornata Ventotene, Palavagnoli. Per questa sera è tutto, io vi saluto e lascio la linea a Domenico. Buona serata. Termina anche questa settimana il nostro lungo percorso alla scoperta del calcio a 5 dalla Serie 2 fino alla Serie D. Abbiamo offerto dunque un'ampia panoramica su tutti i campionati, ma vi ricordiamo di continuare a seguirci giorno dopo giorno attraverso i nostri indirizzi web, prima di tutto il portale mondofutsal.net e poi www.youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima.